Buongiorno a tutti, vi presento una serie di risultati legati a questa attività di ricerca che abbiamo in corso qui in Dipartimento sulle leghe di magnesio, in particolare sulla Z91, leghe di magnesio ottenute per questa formatura con questo processo che è caratterizzato da, questo, da questa denominazione trademark, che sono molding. Come introduzione alla chiacchierata di oggi, vediamo innanzitutto che cos'è lo stato tizotropico. Allora, la lega viene processata in uno stato semisolido, cioè viene portata a una temperatura intermedia tra la temperatura del liquidus e la temperatura del solidus. Come voi sapete, le leghe metalliche solidificano in un intervallo di temperatura, quindi è possibile avere la situazione in cui contemporaneamente ho coesistenza di fase liquida e di fase solida. Normalmente la fase solida, durante la solidificazione dal liquido, si presenta in forma dendritica, come si vede qui a sinistra, e ha questa particolare struttura che poi per effetto dei successivi fenomeni di accrescimento tende a occupare tutta la superficie libera della massa metallica. Se noi invece la andiamo a processare in maniera particolare, cioè applicando sostanzialmente delle sollecitazioni e degli sforzi di taglio, questa fase solida di natura dendritica viene frantumata, viene rotta e la fase solida si presenta all'interno della fase liquida sotto forma di globuli, come si vede in questa situazione. Questa condizione è proprio quella tipica della lega tizotropica, cioè noi abbiamo una situazione del genere quando vengono applicate delle forti sollecitazioni di taglio al sistema liquido solido. In più, per effetto di sollecitazioni di taglio, io osservo un fortissimo abbassamento della viscosità della lega stessa. Per cui, se noi per esempio pensiamo di utilizzare una macchina di questo tipo che in sostanza non è altro che una macchina del tutto simile a quella che viene utilizzata per l'iniezione delle materie plastiche. Quindi io faccio entrare attraverso una tramoggia di carica, vedete là in alto a destra, dei pellets, dei pezzettini di magnesio che vengono poi riscaldati e vengono spinti attraverso quella vite senza fine in corrispondenza di quell'ugello che va a iniettare la lega all'interno dello stampo, io riesco a ottenere le condizioni che abbiamo discusso prima, cioè un processo in semisolido con temperature prossime alla intermedia della temperatura liquidus solidus della lega, riesco ad applicare delle sollecitazioni di taglio e in prossimità dell'ugello riesco a iniettare nello stampo la massa semisolida che ha una bassissima viscosità. Il regime di iniezione del metallo all'interno dello stampo è di tipo laminare e in questa particolare condizione io ho un grossissimo vantaggio che è quella di ridurre in maniera sistematica i difetti provocati da cavità di ritiro o porosità da gas, che sono invece i difetti tipici delle leghe ottenute da jetting, delle leghe ottenute da fusione. Questo è il grosso vantaggio, oltre a una serie di vantaggi che qui vedete sotto elencati, che sono l'elevata produttività e ripetibilità dei componenti, la maggiore durata degli stampi rispetto a una pressocolata classica in lega d'alluminio, perché le temperature sono più basse, il fatto che la lega non è completamente liquida comporta delle minori interazioni con gli stampi metallici, quindi la resistenza dello stampo è in questo caso praticamente infinita rispetto invece agli stampi in acciaio che vengono utilizzati nella pressocolata della lega d'alluminio. Un altro aspetto interessante è la possibilità di avere un prodotto che esce dallo stampo in condizioni pressoché finite. La possibilità di iniettare del metallo con un regime di tipo laminare dà anche la possibilità di ottenere degli spessori di parete anche molto sottili, fino a 0,5 mm di spessore, che è un po' il livello più basso che si riesca ad ottenere.
Come applicazioni esistono già delle applicazioni di questa tecnologia, sempre sulle leghe di magnesio, qui vedete alcune, vedete delle chassis porta strumenti per il settore automotive, vedete un telaio di un volante, vedete delle sospensioni per il settore automotive, più una serie di applicazioni in campo sport, vedete i molinelli da pesca piuttosto che degli agganci per il settore sciistico. Ecco, quello di cui ci siamo occupati noi è lo studio di questa lega, la Z91B, ottenuta per Tixo Formatura. Questa è la composizione chimica della lega, vedete che è praticamente una lega di magnesio con alluminio. La porosità media che si riesce a ottenere sui componenti che abbiamo testato, in particolare sui provini che abbiamo fatto produrre con questa tecnologia, è molto bassa, dello 0,8%, e la frazione solida con cui si è lavorato è del 14%. Abbiamo analizzato due condizioni: la prima condizione è il materiale così come è stato ricevuto, e la seconda condizione è il materiale dopo un particolare trattamento che qui vedete indicato, una solubilizzazione a 365 gradi per 2 ore seguita da un invecchiamento naturale, che abbiamo chiamato trattamento TX. Poi vedremo meglio per quale motivo è stato fatto questo particolare trattamento. Sperimentalmente abbiamo fatto delle prove di pressione, abbiamo fatto delle prove di fatica su una macchina monoassiale pulsante con un rapporto di carico di 0,1. Poi abbiamo fatto le classiche analisi che si fanno in questo caso, cioè un'analisi frattografica, un'analisi metallografica di quanto ottenuto. Ecco, le proprietà meccaniche sono qui mostrate, si ottengono sostanzialmente, ecco, per chi non fosse addentro a questo particolare tipo di processo, devo dire che i valori di resistenza meccanica, carico di rottura e carico di snervamento sono sensibilmente elevati rispetto alle leghe di magnesio ottenute per semplice colata, cioè dei semplici getti di magnesio. Questo proprio perché il grado di difettosità, il livello di difettosità è molto basso, e contemporaneamente si ottengono anche degli ottimi livelli di allungamento percentuale a rottura, nonché di limiti di fatica, che sono del tutto confrontabili con quelli di leghe d'alluminio presso colate. Vi faccio notare come il trattamento TX sostanzialmente non modifichi più di tanto il comportamento meccanico, rottura, snervamento e limite di fatica, ma tende a innalzare l'utilità, l'allungamento percentuale a rottura. Il limite di fatica è stato determinato non con le prove di staircase classiche, ma con il metodo del Dixon, cioè uno staircase breve con una numerosità di campioni inferiore che permette di avere un'indicazione di confronto come quella qui mostrata, senza dare una dispersione del risultato attorno alla media. Questo è l'esame delle superfici di frattura. La superficie di frattura di un provino di frazione non trattato mostra tipicamente un cedimento di tipo nutile con delle microfratture che evidenziano una superficie di frattura ad Impol, mentre invece l'esame delle superfici di frattura di provini rotti per fatica mostrano sia inneschi in presenza e in prossimità della superficie dei provini stessi, qui vedete alcune striature sulla superficie di propagazione, che in qualche caso, come spesso avviene in queste leghe, inneschi magari non in prossimità della superficie ma in presenza di difetti interni. In questo caso è un'ipoporosità posta al centro del provino. Vediamo il motivo per cui è stato fatto questo particolare trattamento termico. Allora, quando noi andiamo a ottenere la lega per tipso formatura, stiamo lavorando a questa temperatura. Stiamo lavorando a questa temperatura, ripeto, in condizioni di semisolido, abbiamo quella struttura con dei grani omogenei di alfa primario contornati dal liquido. Durante la solidificazione, ed è questo quello che avviene nel processo, si ha conseguentemente la formazione di grani alfa secondari, che vedete evidenziati in questa zona, e nel momento in cui si incontra la curva di solubilità si assiste alla formazione a bordo grano di fase beta, che non è altro che quell'intermetallico indicato là
in basso a destra, Mg17 Al12. Bene, la presenza di questo intermetallico, questa è la microstruttura della lega così come ricevuta, è un intermetallico di tipo infragilente, cioè sostanzialmente la presenza attorno ai grani di fase alfa, qui vedete abbastanza chiaramente, i grani primari di alfa, questi più grossi, e poi i grani secondari e in marroncino, questo colore più scuro, la fase intermetallica beta. La fase intermetallica beta è fragile e nel momento in cui forma questo reticolo, queste interconnessioni di intermetallico beta, tende a provocare una fragilità nella massa metallica. Se noi invece andiamo a trattare la nostra lega, noi ci accorgiamo che l'intermetallico parzialmente va in soluzione, cioè sostanzialmente di sopra abbiamo la schematizzazione di quello che viene il trattamento termico, cioè l'intermetallico che normalmente sta al contorno dei grani cristallini, sia gli alfa primari che gli alfa secondari, va parzialmente in soluzione e quindi in parte ce lo ritroviamo, come si vede nella micrografia, e in parte invece è sparito. L'assenza di un reticolo interconnesso di intermetallico beta comporta una diminuzione, anche se non particolarmente sensibile, comunque comporta una diminuzione, anche se non particolarmente sensibile, sempre del 20%, una diminuzione della fragilità che noi abbiamo misurato attraverso l'allungamento percentuale a rottura. Sarebbe indubbiamente interessante, da quello che volevamo fare, ma purtroppo abbiamo avuto problemi con la realizzazione di prove di meccanica della frattura per andare a verificare questa ipotesi, che per il momento è presa in considerazione soltanto sul parametro di induttività ottenuto per prova di trazione. Quindi le conclusioni del lavoro, che comunque sta andando avanti, sono state fatte delle analisi di confronto su questa lega Z91 ottenuta per tipso formatura nella condizione così come ricevuta, che è la condizione normale con cui vengono realizzati i componenti, che anche dopo trattamento termico. La lega trattata ha un migliore comportamento, un miglior compromesso tra le proprietà meccaniche e la induttività, e questo comportamento, come sempre cerchiamo di dare una spiegazione di tipo microstrutturale, di tipo metallurgico, è legata alla differente conformazione che la fase beta, questo intermetallico di tipo fragile, ha all'interno della microstruttura. Quindi si può ragionevolmente supporre che leghe ottenute con questa tecnologia e trattate termicamente possano essere usate anche in applicazioni meccaniche dove è richiesta una certa duttilità, una certa tenacità alla frattura. Vi ringrazio dell'attenzione.